Oggi, fra qualche minuto, facciamo questa inaugurazione simbolica e daremo a tutti noi cittadini di Guardavalle ed oltre anche, questa bellissima aria verde, un polmone verde che Guardavalle non aveva. Siamo riusciti a realizzarlo dopo tanti anni, come ha detto lei, di abbandono e degrado. Qua stiamo parlando del 1980, quando le varie amministrazioni avevano attivato un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti di 100 milioni di euro, si era iniziato un progetto per la realizzazione di un campo in terra battuta, poi ci sono state delle vicissitudini e quindi si è entrati con la ditta che aveva vinto l'appalto in contenzioso e dal 1980 finalmente, dopo tantissimi anni, 2016, oggi 2 aprile 2016 appunto, andiamo ad inaugurare quest'area. Abbiamo anche avuto molteplici problemi, 9 mesi di ritardi dovuti un po' anche alle varie autorizzazioni regionali che hanno avuto una lungaggine non preventivata, ma alla fine oggi siamo tutti contenti perché diamo a noi stessi una struttura così bella. Altri progetti per Guardavalle Marina in futuro? Sì, stiamo lavorando intanto per migliorare ulteriormente quest'area e la miglioreremo con diverse progetti che abbiamo in cantiere, quello innanzitutto di mettere in sicurezza il lato ferrovia con la strada di questa area, quindi siamo in contatto con la ferrovia dello Stato, poi vogliamo realizzare un'area per le roulotte, quindi vogliamo che anche tutto l'anno ci sia movimenti, ci sia gente che frequenti la nostra comunità, manca in queste zone quest'area di roulotte, noi la faremo in modo attrezzata e quindi porteremo turismo, porteremo movimento, porteremo economia per la nostra città. Stiamo lavorando anche per quanto riguarda il passaggio a livello, siamo in contatto diretto finalmente dopo anni e anni con la Ferrovia dello Stato perché vogliamo illustrarci quello che vogliamo realizzare e soprattutto stiamo puntando anche per il prolungamento del lungomare. Sono tutte quelle situazioni a cui noi ci crediamo, è un'amministrazione che sta lavorando sotto questo aspetto. Vogliamo creare un lungomare bellissimo, lo abbiamo già bello, lo vogliamo far diventare bellissimo appunto con questi possibili e ulteriori finanziamenti che andremo alla ricerca con i fondi europei 2014-2020. Piazza Carmine sarà la prossima piazza che verrà inaugurata da questa amministrazione? Sì, Piazza Carmine siamo pronti, mancano gli arredi, mancano le piccole cose, come avete visto anche dalle foto che girano sui web e sta diventando una cosa molto bella, siamo pronti per l'inaugurazione, abbiamo già più o meno stabilito anche la data, quindi 24 aprile. E faremo anche là un taglio simbolico del nastro, ma non per dire siamo stati bravi, ma solo perché insomma, la procedura vuole questo, ma lo facciamo anche volentieri perché così passeremo anche là una bellissima giornata come lo faremo anche oggi. E poi abbiamo anche pronto anche il museo a Torre Giordano, dove anche là è già stato arredato, manca anche là l'ufficializzazione e lo faremo anche nei prossimi giorni. E ieri abbiamo anche abbiamo aperto anche la guardia medica, nuova guardia medica nella struttura dove era, dal piano inferiore al piano superiore, l'abbiamo modernizzata, abbiamo eliminato le barriere architettoniche, abbiamo dato anche dignità ai medici che la utilizzano e soprattutto anche ai nostri cittadini che ne hanno bisogno. Ci concentriamo per questo momento speciale, siamo pronti? Allora facciamo col conto naturalmente e poi invito tutti a recarsi insieme. Allora vediamo se ci siamo, qualcuno mi faccia cenno. 3, 2, 1. Ci siamo? I denti. Dai un applauso. My heart's on fire.
tutti sono invitati ad entrare. Al centro. La benedizione. Guarda che ma che uscire nelle cose tutte. Recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci rende più disponibili agli incontri e alla fraternità universale, insieme alla preghiera che ci insegna il nostro Signore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Allora siamo pronti, un minuto d'attenzione, allora 5, 4, 3, 2, 1, auguri! Auguri a tutti noi! Ecco! Auguri a tutti noi! Auguri a tutti! Cal Ionica! Prepara l'altro! Sarà Francesco Vetrano! Siamo! State cagando che c'è lì! Oh, Cristian! Ecco, vai! Allora su l'applauso e la partita! Avrà inizio tutti i ragazzi, tutti i sensi, giusto come diceva il nostro sindaco, di andare fuori. Vedere se fanno qualche incitazione contro qualcuno o per qualcuno. Per i nanni, così l'hanno chiamato. Che bello, ma che sei, ma Hatska Vinteristica, aspetta, scusa, che sta aspettando? Scaldando, no, se quelli mi picchiano se vado. Sono male. Giovani, vedo sì, che sì, sono vabbè, giovani. Abbastanza giovani. No, 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 no,